Cartoon Hero. Andiamo alla scoperta del cibo del cartone animato giapponese. Oggi voglio presentare hamburger giapponese di Mago Pancione. E durante la storia, Mago Pancione preparava sempre stesso piatto. Era hamburger giapponese. Oggi prepariamo tutti insieme questo hamburger di Mago Pancione. Prima cosa da fare, prepariamo il composto di hamburger. Macinato di manzo, macinato di maiale, la cipolla, panko, pane grattugiato giapponese, latte, uova e noce moscata. La cipolla tagliamo, tritiamo. La padella ben calda, inserire un filo di olio di semi e inserire la cipolla. Nel frattempo prepariamo il composto di hamburger. Mettiamo tutti gli ingredienti: macinato di maiale e manzo, panko, il latte, uovo, sale, pepe, noce moscata a piacere. Ah! Ecci! Ecco! Noce moscata mi ha fatto fare ecci, incredibile! Leggera, leggera soffritta di cipolla. E poi cominciamo a amalgamare. Ecco, il composto di hamburger è pronto. Io ho amalgamato aggressivamente perché così possiamo creare il composto molto attaccato. Questo è anche il segreto di Mago Pancione. Allora, prima create polpette e poi schiacciate leggermente e poi create questa grandezza. Adesso, ovviamente, morbidissimo, si vede morbidissimo il impasto, quindi lasciate riposare in frigo. Ecco, abbiamo lasciato in frigorifero un'ora, due ore, così possiamo lavorare facilmente. La padella ben calda, ungiamo con olio e poi prendiamo polpette. Inseriamo dentro la padella. E poi cuciniamo così come circa 3-5 minuti fino a ottenere bella doratura. E poi giriamo sopra e sotto. E poi mettiamo coperchio. Nuovamente cuciniamo ancora più fino a ottenere la cottura perfetta. Nel frattempo prepariamo accompagnamento. Questo hamburger io vorrei completare con foglie di shiso, daikon, grattugiamo, pomodorini rossi, anche gialli, qualsiasi pomodorini va benissimo, e asparagi verdi lessati. Sbucciare il daikon. Questo è il metodo Hiro che sbuccia questo metodo, tipico metodo giapponese, quindi non provate questo metodo perché è molto rischio di tagliare il dito, e quindi questo è solo chi è esperto di coltello, va benissimo. Vogliamo ottenere daikon grattugiato. Daikon è che cos'è? Che rapa bianca lunga, che rispetto alla rapa bianca tonda è molto piccante, quindi noi spesso utilizziamo questo daikon per la finitura, per contrastare altri ingredienti. Quando daikon grattugiato, ovviamente tantissima quantità di acqua, quasi rapa, quindi quasi acqua, quindi mettete nel mano e poi stringete così, piano piano piano. Così possiamo ottenere daikon grattugiato alla perfezione. Quindi primo accompagnamento di hamburger è pronto. Secondo accompagnamento, pomodorini. Questo mi ricordo veramente mia infanzia, perché quando ero piccolo mia madre coltivava pomodorini, incredibile, in Giappone. Quindi casa nostra, casa mia, spesso accompagnamento erano pomodorini. Quella è interessante, questa storia. Detto ciò, pomodorini tagliamo un quarto e mangiamo così com'è. Accompagnamento e accompagnamento, così com'è. Ultimo accompagnamento è asparagi verdi lessati.
ti presento la salsa ponzu. Salsa ponzu è metà salsa di soia, metà succoli agorumi e arricchita con katsuobushi e aruga kombu, una salsa tipica tradizionale giapponese. Questa acidità è perfetta per hamburger. Poi, voi decisi se conoscete, no? Erba aromatica giapponese, sapore leggero, acidura e frizzantezza e speziata di anice stellato. Quindi si può consumare sia crudo o cotto, questa volta crudo. Allora quasi quasi, hamburger pronto, impiattiamo! Ecco, piatto pronto, hamburger di mago pancione. Provatelo, la ricetta semplicissimo, chiamiamo hamburger, ma la verità polpette, veramente buono, grande mago pancione. Ci vediamo alla prossima.